Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere ed oggi continuiamo l'avventura di Ash a Kalos. Esattamente nello scorso episodio eravamo arrivati qui a Kalos, quindi vi ho fatto vedere come arrivare a Kalos. Abbiamo affrontato le prime battaglie contro gli allenatori, abbiamo conosciuto Lem, il capopalestra appunto di Luminopoli, abbiamo conosciuto il professor Platan e abbiamo preso il primo Pokémon di Kalos, ovvero Froakie, guardatelo qui che è a livello 13. Ora, direi di dare una menta al nostro bel Froakie. Allora, vediamo un po' quale potremmo dargli. Io direi di dare la menta modesta. Tiriamogli sull'attacco speciale a discapito dell'attacco fisico. Il nostro sarà un Froakie speciale. Ok. Detto ciò, quindi vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se state gradendo la serie, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi della capopalestra che andremo ad affrontare in questa parte e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre che condividere questo video con tutte le persone che potrebbero essere interessate ad un videogioco di questo tipo. Detto ciò, quindi eravamo nel percorso 4, stavamo andando verso sud, abbiamo già battuto tutti questi allenatori qui sopra e dovevamo esplorare un po' quest'ultima parte di labirinto, quindi direi di farlo senza ulteriori indugi. Non abbiamo ancora affrontato un Pokémon selvatico, mentre qui troviamo un Fletchling. Vai, ovviamente sì, prendiamo l'iconico Fletchling di Ash. Eccolo qui. Andiamo a dare un'occhiata al nostro Fletchling. Allora, qui, Summary. Eccolo qua. Natura neutra, e volendo potremmo tenerlo pure così. A doppio team. Beccata, Razor Wind e Steel Wing. Ok, interessante, interessante. Oppure potremmo dargli una menta per farlo diventare di natura Adamant, quindi tirarli sull'attacco. Lì troviamo uno strumento e troviamo anche il primo Pokémon selvatico di Unima. Di Kalos, scusatemi, ormai le regioni sono tante e inizio a confondermi. Allora, andiamo di Quick Ball. Dovrò comprarne altre ovviamente di Velox Ball perché iniziamo a fare il Living Dex anche di Kalos. E abbiamo già Fennekin, vi ricordo, eh? Perfetto, Quick Attack vorrebbe imparare, direi di sì. Al posto di... doppio team, vai. Ok, abbiamo un altro Fletchling. Qui abbiamo una Rete Ball, che ci prendiamo molto volentieri. E incontriamo un altro Pokémon, vediamo chi esce. Un Rhyhorn, che questo ce l'abbiamo già, evidentemente. Quindi fuga. Tra l'altro il Fletchling iconico di Ash è femmina. Allora, andiamo a vedere da quest'altra parte se ci siamo persi qualcosina. Di qui, no, nulla. Finiamo di esplorare questo labirinto erboso. Qui sul percorso 4. E poi arriveremo a Novartopoli. Qui abbiamo un repellente. Mentre qui sopra vediamo un po' cosa c'è. Oh, un Inkay! Tra l'altro, a proposito di Inkay, avete presente qual è il suo metodo evolutivo, no? Su Nintendo DS? Dovete farlo salire di livello capovolgendo il Nintendo DS. Qui, banalmente, bisogna portarlo a livello 30, su per giù. Non serve ovviamente capovolgere il PC o fare altre cose strane. Ecco fatto, quindi catturiamo il nostro Inkay. Per evolverlo in, mi sembra si chiami Malamar, l'evoluzione di Inkay. Ora io inizio davvero ad avere difficoltà con le evoluzioni Pokémon, con i Pokémon di sesta gen, perché l'ho giocata pochissimo. L'ho giocata giusto una volta, al tempo di finirla, e poi di non aprirla mai più perché erano i miei Pokémon meno preferiti di tutti, insomma. Erano i Pokémon che mi piacevano di meno. Proprio a livello di giochi Pokémon X e Y non mi sono piaciuti e quindi non li ho ovviamente giocati più una volta finiti la prima volta. Dopo certo, adesso, no, ora che sono usciti Pokémon Scarlatto e Violetto, X e Y sembrano oro in confronto. Quindi sì, attualmente Pokémon Scarlatto e Violetto sono i miei Pokémon più brutti. Per quanto mi riguarda, i Pokémon più brutti mai fatti. Però prima erano X e Y. Allora, Bunnelby, andiamo a prenderlo. E comunque ripeto quello che ho detto anche nello scorso video, ragazzi, il 2D è meglio, cioè il 2D è molto meglio, in 3D Pokémon sembrano tutti più brutti, quasi tutti, la maggior parte sembrano davvero più brutti in 3D, in 2D sono molto più bellini. Ok, abbiamo preso anche Bunnelby,
altro Pokémon che dovremo inserire nel nostro Living Dex. Ok, proseguiamo. E siamo arrivati a Santalium City, che sarebbe Novartopoli. Iniziamo ad esplorarla, una città tradizionale. The flowers speak of appreciation. I wonder what they are saying, ok? I fiori parlano e vorrebbe sapere cosa dicono. Qui questi fiori effettivamente formano due lettere, L e H, come vedete. So you want to know about Pokémon that used to evolve by trade? Let me break it down for you. Which do you want to know about? Ok, questi li abbiamo già visti. Ok, essenzialmente. Qua ti spiego appunto come si evolvono i Pokémon che normalmente si evolverebbero tramite scambio. Allora, questa è la classica scuola. Vediamo se tu puoi darmi qualcosa. No, ok, niente. Vediamo se qualcosa possono darcelo i bambini. Sì, una difesa X. Ok, perfetto. Poi si può proseguire. Salve, Picnic Girl. You're here from the for the gym? Have fun, I guess. Ok, sei qui per la palestra. Buona fortuna. Qui davanti alla palestra abbiamo uno dei personaggi principali dell'anime, a cui parleremo molto presto. Andare sui pattini è molto divertente. You don't look like you could handle it, though. Non sembra uno che possa riuscirci comunque. È vero, in Pokémon XY avevano inserito anche questa novità dei pattini, del giocatore che poteva usare i pattini per muoversi. I enjoy the fountain. It's the only thing keeping me here. Attenzione, questo rimane qui solamente per la fontana. Poverino, mi spiace. Andiamo quindi nel centro Pokémon, andiamo a darci una curatina. Peccato che Fletchling non abbia ancora imparato un attacco di tipo fuoco. Viola o Viola, o Violetta in italiano, è davvero troppo forte. Il mio team usa la velocità, ma Sticky Web keeps getting it in the way. Sticky Web sarebbe la, credo, Milebave in inglese. Quindi continua a rallentare i suoi Pokémon, mi spiace, caro. I wonder how you got this far. Must give up by Hoenn. Cosa? Ok. Giustamente questo è un messaggio metatestuale, metanarrativo. È un messaggio che sfonda la quarta parete perché dice a noi giocatori. Ci dice appunto, mi domando come mai tu sia arrivato così lontano, come tu sia arrivato così lontano. Perché la maggior parte dei giocatori si arrendono ad Hoenn. La maggior parte dei giocatori quindi smettono di giocare questa ROM ad Hoenn. Non mi stupisce. Le prime tre regioni, mettiamoci pure le prime quattro regioni, sono le preferite da molti. Salve. Why do you feel like you need to talk to everyone you see? Not all of us are social beings, you know, ok? E questo giustamente ci bacchetta perché sentiamo il bisogno di parlare con chiunque. Non tutti però hanno qualcosa da dire e sono molto socievoli. Ok, sei arrivato da molto lontano, ti senti bene? Giustamente la vecchietta si preoccupa per le nostre condizioni. Hai mangiato? Vuoi ancora qualcos'altro? Questa è quella dei Rollerblade. Abbiamo curato i Pokémon? Sì. A questo punto possiamo sfidare Serena. Vai. Glacial, non ci posso credere che ti veda di nuovo. Mi sei mancato così tanto. Ma l'abbiamo già vista lei? Cosa? Non ti ricordi di me? Appunto, non mi ricordo. We went to a summer camp at Professor Oak's lab when we were younger. Ah, ok. Siamo andati ad un campus, ad un campeggio con il Professor Oak quando erano più piccoli. You've always liked battling. Ti è sempre piaciuto combattere, lottare. Maybe having one will jog your memory. Magari, appunto, avere una lotta, fare una lotta, aiuterà la tua memoria. Vai, sfidiamo quindi Serena. Eccola qua, che è Serena sia in italiano che in inglese. Finalmente alcuni nomi li lasciano. Fennekin contro Fletchling. Mi sa che non riusciremo a batterlo, quindi andiamo a prendere il nostro Froakie. Infatti con Ember ci avrebbe fatto abbastanza male. Andiamo di Water Pulse che potremmo one-shottarlo, infatti. Addio. Caro Fennekin, hai fatto salire di livello il mio Fletchling di un bel po', quindi ti ringrazio, Serena. Ha funzionato? Ora mi ricordi, eh? Oh, sei venuto qui per la palestra, è vero? Mi toglierò dalle balle. Ci vediamo in giro, Glacial. Addio, Serena. Gli hanno fatto anche l'animazione della camminata, buono. In altri casi, l'animazione della camminata non c'era in questo videogioco. Ok, andiamo a dare un'altra curata ai Pokémon. Qui tra l'altro c'è un Jigglypuff, come vedete non un Chansey, anzi un Wigglytuff, scusatemi, non un Chansey. E andiamo a iniziare ad ordinare i Pokémon che abbiamo preso qui. Ok,
appunto di Kalos, i primi. Allora, 661, quindi tu sei proprio il primo di questo box. Poi abbiamo Bunnelby, che è il 659, quindi tu sei proprio qui. Mentre Inkay, che è il numero 686. Quindi sei proprio qui. Ok. Vedete, iniziamo ad avere anche i Pokémon appunto di Kalos. Come sempre vi ricordo che Swadron lo sto tenendo solo per aumentargli l'amicizia per poi farlo evolvere e depositarlo nel box, mentre Unfezant solo per volo. Dovrei vedere se Fletchling può imparare volo. Fatemi vedere solo un secondo. Per le MT ormai le abbiamo quasi tutte, manca davvero poco ad averle quasi tutte le MT. Allora, dov'è volo? Eccolo qui, vediamo se Fletchling può impararlo. Sì, perfetto, può imparare volo, quindi possiamo boxare anche il buon... torniamo a Razorwind, che non mi interessa. Il buon Unfezant, che ha servito con onore durante tutta Unima, ma ora è giunto il tempo di lasciare. E ecco qui, Unfezant, riportiamolo nel box dei Pokémon di Ash, che è prima di tutto. Come vedete qui abbiamo un box e box pieni di Pokémon, abbiamo davvero fatto un bel lavoro per quanto riguarda i Living Dex. Ecco qui abbiamo i Pokémon di Ash di Unima, come vedete ne ha catturati un bel po'. Qui invece a Kalos, da quello che so, ne catturerà solo 5. 5 e forse 6, cioè arriva a 6, però bisogna vedere se appunto lasceremo giù Gudra. Io sinceramente non lascerei Gudra per prendere Noivern, o Noibat, che dir si voglia, perché è più bello avere 6 Pokémon da usare, dai, che palle averne 5. Capito che Ash ne ha 5, ma Ash è stupido. Allora, Santalion City Pokémon Gym Leader, Viola, o Viola, se vogliamo pronunciarla in inglese. The camera woman who never lets a single smile escape her focus. Ah, quindi combatteremo contro una videomaker essenzialmente. Un'operatrice di camera più o meno. Ovviamente andremo con Fletchling e Froakie. Cercheremo di non usare Pikachu. E da ciò quindi entriamo. Salve Guido. Ok, usa Pokémon di tipo Coleottero, scusatemi, la capopalestra. E vediamo un po'. You picked wrong, prepare to fight. Qui dobbiamo appunto scegliere casualmente uno dei percorsi per vedere se arriviamo dalla capopalestra. Ovviamente io voglio prima sfidare gli allenatori per poi arrivare dalla capopalestra con i Pokémon di livello un pochettino più alto. Volo. Andiamo a one-shottare il povero Ledyba. Ecco qua, prendiamoci un bel po' di punti esperienza. Ember, finalmente una mossa di tipo fuoco. Assolutamente sì. E gli toglierei... Mi toglierei Steelwing, che davvero non serve a niente. Una mossa davvero brutta. Allora, Kakyuna, lasciamo il nostro Fletchling. E andiamo proprio di Ember. Guardate che danno. E poi una beccata. Ecco fatto. Tra l'altro, una cosa bella di Kalos, della squadra di Ash di Kalos, è che Ash evolve al massimo tutti i suoi Pokémon. Non dobbiamo più preoccuparci, appunto, di non evolverne qualcuno. Preparati per una sconfitta. Va bene. Caro Bug Catcher Zachary. Vai. Spiupa. Bellino Spiupa. Anche la linea evolutiva appunto dei coleotteri di questa generazione, ovvero Vividion, Spiupa e il primo è... Non mi ricordo di preciso il nome del primo Pokémon della pre-evoluzione di Spiupa, anche se l'ho catturato pure in Pokémon Scarlatto e Violetto. Scatterbug, ok, mi è venuto in mente adesso. Scatterbug. Sono molto carini. Combi? No. Anche se effettivamente volendo vedere, cioè alla fine è praticamente ancora un bruco che si evolve in uno stadio di pupa, diciamo, e poi in una farfalla, quindi non è qualcosa di particolarmente originale, però sono belli, dai. A questo punto andiamo a sfidare proprio lei, Violetta, eccola qua. You look like an interesting trainer, sembri un allenatore interessante. Posso farti una foto? A picture of your defeat would go great for my collection. Che stronza, eh? Una fotografia della tua sconfitta starebbe benissimo nella mia collezione. Will you be strong enough to deny me? Sarai abbastanza forte da controbattere, da ribattere, da provare che io stia sbagliando? Ovviamente sì. Andiamo con Fletchling e Froakie. Ora non so a che livello siano i suoi Pokémon. Vediamo un po', magari in realtà è una battaglia tosta, eh? Eccola lì, Violetta, che manda in campo Surskit. Ok,
Andremo di volo a livello 10, quindi. Ok, gli scambiamo pure protezione, perfetto. Ah, sostituisce Surskit e manda Vividion. Bellino Vividion, eh. Però volo gli fa parecchio male. E a questo punto io andrei di Ember. No, mi ha addormentato. L'infame mi ha addormentato. Andiamo a prenderci una bella cura totale. Eccoci qui, e diamola subito a Fletchling. E poi usa Raffica. Ok, mi fa relativamente male, ma non troppo. Andiamo di braciere di nuovo. O meglio, di braciere per la prima volta. E tiriamo giù Vivillon. Questo mi porterà a livello 13. Perfetto. Pure al 14. Ottimo. E rimanda in campo Surskit. A questo punto mandiamo invece Froakie, che deve farsi un livellino, ora che Fletchling è salito a livello 14. Bene, Surskit, sei pronto a morire male? Andiamo di Water Pulse. Non è molto efficace, ma è comunque l'attacco con cui possiamo fare più danno, eh? E l'abbiamo pure confuso, ottimo. Che colpito da solo questo poveretto. Andiamo di Quick Attack e concludiamo quindi la battaglia contro la prima capopalestra di Kalos. Violetta. What a shame. Che vergogna. Mi spiace, cara Violetta, eri troppo sicura di te prima. E ti sei guadagnato la medaglia insetto. Eccolo qua, Bug Badge. E questa MT anche. 113 infestazione. A move that does damage for many turns. Ok, perfetto. I'm always here to take a picture if you want. E lei comunque è sempre disponibile per fare una foto se vogliamo. Ma assolutamente sì. Una foto della sua sconfitta starebbe benissimo nella nostra collezione, non trovate? Allora, andiamo a darci una curatina ai nostri Pokémon. Ecco fatto. Perfetto. E prima di continuare andando avanti, vi consiglio di tornare. Ah, non possiamo volare? Mi sa che il volo qui non funzioni più, vero? Perché qua mi dà la mappa di Kanto. Ora non so se sia buggato o se sia voluta questa cosa, però mi sembra strano nel caso sia voluta. Quindi usiamo il sistema di teleport interno appunto al gioco, questo qui, e ritorniamo a Luminopoli. Ok? Ritorniamo qui a Luminopoli e dopo aver battuto appunto la palestra di Violetta, andate a fare una visitina al laboratorio del professor Platano. Salve. Lui non cambia il dialogo, ma qui vedete che abbiamo un altro starter di Kalos da prenderci, Chespin. Così facendo abbiamo già tutti e tre gli starter di Kalos. E possiamo già, tra l'altro, metterlo nel box. Eccoci qui, Chespin. È il numero 650. Ecco qui, dovrebbe essere proprio questo. E abbiamo quindi tutti e tre gli starter in questo momento. Abbiamo Chespin. Abbiamo Fennekin e abbiamo in squadra il nostro Froakie. Piano piano poi farò le uova e continueremo quindi il nostro Living Dex. Ecco fatto. A questo punto per proseguire bisogna riandare a sud di Luminopoli, quindi se siete a Novartopoli salite a nord ovviamente. E questa volta però si va nel percorso 5. Perché non mi fa passare? Mi fa mella? Devo parlare a qualcuno? Un secondo, eh. Magari mi sono perso un eventino da qualche parte, però mi sembra strano. A meno che possa arrivarci magari da qui. Da Santa New City. No, qui non ci arriva, non ci si arriva proprio da nessuna parte. Vediamo, eh. Vediamo. Quello che dovete fare è ritornare a Luminous City, perché c'è anche un altro evento. Oltre ad andare a prendere il Chespin, che è una cosa secondaria, dovete andare a parlare di nuovo a Clem, o meglio a Lem, scusatemi, per sfidarlo un'altra volta. Quindi sfidiamolo. Buone notizie, Glacial. Sono riuscito a reclamare la palestra con l'aiuto di Bunnelby. La palestra ha subito alcuni danni, quindi ha bisogno di essere sistemata. Posso darti una lotta di pratica per nel frattempo? I'd love to see more of your combat style. Adorerebbe vedere di più del nostro stile di combattimento. Chi siamo noi per non accontentare questo Clemon? Questo Clem? Allora, andiamo di Bunnelby.
Volo su Bunnelby. Ok, usa doppio team. Questo ci farà missare. Due volte doppio team. Ok, inizia ad essere tragica la faccenda. Tre volte doppio team, ragazzi. Quattro volte doppio team. Grazie. Grazie, non attaccheremo mai più. Questa lotta durerà 3 anni. Sì, vabbè, poi. Ok, ha palesemente cheatato lo stronzone qui, eh. Ha palesemente cheatato. Ma andiamo a Pikachu. Perché dobbiamo sperare di attaccare una volta e ucciderlo. Ok, buono. Poi possiamo rimandare Froakie in caso. Ok, Heliodisk. È un altro Pokémon di sesta. Da quello che ricordo è molto bellino, Heliodisk. Heliolisk. Sì, infatti. Ed è anche abbastanza forte. Talmente forte da quasi one-shottare il mio povero Froakie. A questo punto verrà sostituito e manderò Pikachu in campo. Parabolic Charge. Ah, si cura pure con quella mossa. Va bene, andiamo di Brick Break. È super efficace. Che tipo è Heliolisk? Di preciso, oltre elettro, ovviamente. Andiamo di Brick Break anche su Deden. Bellino lui. Magnemite. Di nuovo Brick Break. Purtroppo con quel Bunnelby che ha iniziato a fare doppio team in continuazione e ha praticamente disintegrato il mio povero Fletchling, ha reso questa battaglia praticamente a senso unico. Dato che poi ovviamente far combattere a dei Pokémon di tipo elettro Froakie non è proprio al massimo, eh. Ok, battuto anche Lem per un'altra volta. È stato fantastico. Bonnie e io viaggeremo un po' mentre la palestra verrà sistemata. Speriamo di incontrarti di nuovo. Traveling is going to be so much fun. I can't wait to start. Ok, loro quindi si metteranno a viaggiare in giro per la regione mentre la palestra viene sistemata. Ottimo. Quindi ci ritroveremo in giro, evidentemente. Detto ciò, quindi. Proseguiamo. Eccoci qua. Ma prima di avventurarci nel percorso 5, questa volta vedete che la guardia appunto è scomparsa, questo video finisce qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.